Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi parliamo un po' di Presonus Exchange, ossia il sistema di clouding di cui Presonus e soprattutto Studio One sfrutta le potenzialità della realizzazione di nuove patch, nuovi groove o nuovi preset creati anche da altri utenti. Per fare questo accediamo attraverso Browse, qui in basso, Cloud, Presonus Exchange, clicchiamo all'interno e abbiamo a disposizione diversi tipi di file da poter scaricare all'interno del nostro Studio One in base alle esigenze. Uno dei miei preferiti è il Pitch Names, andiamo a vederlo. Cliccando all'interno troviamo infatti la possibilità di scaricare i pitch names di ogni instruments anche non appartenente a Studio One, come ad esempio Abbey Road Drums di Native Instruments, Dave Smith Tempest, Easy Drummer, Sample Tank, Contact, Machine, Battery, Superior Drummer, eccetera eccetera. Questo torna utile quando noi ad esempio apriamo uno di questi instruments, prendiamo ad esempio appunto Addictive Drum, andiamo su Instruments, XLN Audio, Addictive Drums e una volta aperto l'editor ci troviamo di fronte alla situazione standard di non sapere cosa è contenuto all'interno delle patch di Addictive. Per fare questo installiamo dal cloud la patch di Addictive Drums, clicchiamo sul pulsante Install, verrà automaticamente installato all'interno di Studio One e nella sezione Pitch Names troviamo Addictive Drums e i relativi pitch names in base alle note, comodissimo nel momento in cui volessimo comporre il nostro groove di batteria. Un'altra cosa che potremmo scaricare dal Presonus Exchange sono gli FX Chain creati da altri utenti, come ad esempio la possibilità di caricare Rock Bass, che troviamo poi all'interno dei nostri preset Rock Bass e che, come vediamo, carica immediatamente un preset dedicato proprio al basso, oppure ad esempio dedicato appunto a batterie, chitarre, mixing o FX chain più complessi, come ad esempio l'input mic, un preset creato per la voce da soprano o il volume rider, utilissimo per poter creare un sistema di auto gain in questo modo configurato, quindi mix tool, expander, compressore e level meter, in grado appunto di emulare il sistema di auto gain o auto volume nelle situazioni live oppure per le situazioni di mix in cui necessitiamo di seguire continuamente la voce, quindi è un sistema di auto contenimento delle escursioni vocali in questo caso, un po' come lavora il vocal rider di Waves, ma meno complesso. Tornando indietro troviamo la possibilità di scaricare delle estensioni create appositamente per i vari synth, ad esempio Machine Extended Control, e sotto c'è spiegato appunto che cosa fa. Abbiamo anche a disposizione, come vediamo, un documento in PDF con tutte le specifiche, il Soundset Builder ad esempio per il Mac o per il PC, per Windows, in grado di creare librerie utilizzabili poi all'interno dei plugin di Studio One. Installiamolo. Dovremmo riavviare Studio One per poterlo poi utilizzare. In alternativa, sempre nella sezione Exchange, troviamo i groove, quindi nuovi groove creati appunto da altri artisti come Beat Ramsayer, Niles, eccetera eccetera. Le macro, che sono forse la cosa più interessante all'interno dell'Exchange, ossia la possibilità di aggiungere azioni automatiche sia in fase di editing sia in fase di mix o di composizione riguardante il MIDI, e quindi espandere ancora di più la potenzialità di Studio One grazie appunto alle macro costruite dagli utenti di Studio One. Troviamo infatti situazioni di arpeggiatori su scale maggiori, scale doriche, eccetera eccetera, oltre alle action dove creare snippets, oppure nella sezione audio la line recording per allineare le parti MIDI registrate in audio che sono sfasate rispetto al sample MIDI, questo a causa della latenza della DAW o del plugin che stiamo utilizzando, un'operazione di bounce e normalize, eccetera eccetera. Sono tantissimi e molto utili
quindi è possibile poi installarli e aggiungerli nella sezione macro che troviamo qui in alto. Ne troviamo già a disposizione alcuni già fatti, possiamo creare una nuova pagina ad esempio, un nuovo macro organizer e chiamarlo Exchange ed avere poi la possibilità di caricarli tutti all'interno. Alcune funzioni che emulano Pro Tools, ad esempio il Paste and Trim Behind, eccetera. Possiamo scegliere direttamente di caricare i più recenti, quindi le nuove funzioni e i nuovi loop e tutto ciò che riguarda Presonus Exchange appena installati e caricati dagli utenti, come ad esempio il nuovo pitch name di Addictive Drums 2, le risposte di impulso dell'Ampeg da caricare per esempio all'interno di Empire, impostazioni di pagina e di arranger, eccetera. Nella sezione preset troviamo quelli creati da Native Instruments, ad esempio per le loro piattaforme Guitar Rig e Massive, Sonaxis, SPL, Spectrasonics o Presonus. Nella sezione Soundset troviamo nuovi loop e nuovi suoni gratis creati da altri utenti che possiamo aggiungere alle nostre patch, come quelli di Marcus ad esempio per Impact XT, o scegliere tra quelli più votati dagli utenti in questo momento, quindi magari quelli che hanno trovato più interessanti. Questo per quanto riguarda Presonus Exchange. Come vediamo è un tool utilissimo per espandere all'infinito le potenzialità di Studio One senza dover acquistare pacchetti aggiuntivi o aggiornamenti per alcune funzioni che non sono state integrate immediatamente nell'applicazione, ma che possono essere appunto create dagli utenti che lo utilizzano. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di supportare il mio canale Patreon per la realizzazione di questi video gratuiti. Nel canale Patreon poi troverete anche altri contenuti esclusivi per i miei Patreons. Per il momento è tutto, ciao, a presto!